anni e mezzo dal lancio, la Maserati 4 porte si rinnova, con un restyling che potremmo definire più di sostanza che di apparenza. Nuovo il frontale che riprende il family feeling del nuovo corso di Maserati, con il muso a forma di bocca di squalo. Dietro la nuova griglia anteriore si nasconde l'air shutter a regolazione elettrica, che ha permesso di migliorare la resistenza aerodinamica della vettura del 10% e di ridurre i consumi del 3%. All'interno la vera grande novità della Maserati 4 porte è il sistema di infotainment, con lo schermo multitouch da 8,4 pollici che integra tra le altre cose anche il sistema mirroring con Apple CarPlay e Android Auto. Dal lato della qualità, gli interni della nuova 4 porte offrono una cura quasi maniacale per dettagli e finiture dell'abitacolo e un utilizzo di materiali di pregio: legno, fibra di carbonio, pelle alcantara, cucitura a contrasto per il rivestimento in pelle di sopraplancia delle porte, dei sedili e dei poggiatesta, oltre a numerose altre opzioni. Le generose dimensioni di questa generazione hanno comportato un enorme aumento dello spazio per i passeggeri anteriori e soprattutto per quelli posteriori. Il passo più lungo ha permesso a Maserati di offrire maggiore spazio per le gambe nella parte posteriore e più spazio per le spalle per tutti i passeggeri. Siamo alla guida della Maserati 4 porte GTS, dotata del motore 3.8 litri twin turbo da 530 cavalli di derivazione Ferrari. La 4 porte accelera da 0 a 100 in 4,7 secondi per una velocità massima di 310 km all'ora. Di serie è presente il sistema Skyhook con ammortizzatori a controllo elettronico, che posizionati in sport migliorano l'handling in maniera netta. Inoltre lo sterzo idraulico è molto preciso e diretto, mentre se si sceglie tramite l'apposito pulsante sul tunnel centrale la MB di manual, si può gestire lo ZF 8 marce attraverso le palette in alluminio, solidali con il piantone. A differenza di alcune ammiraglie della concorrenza, la Maserati 4 porte offre un grande piacere di guida, grazie soprattutto alla trazione posteriore, ai 710 Nm di coppia e al sound tipico di Maserati. Di serie troviamo il cambio automatico ZF a 8 marce, mentre attraverso questi pulsanti possiamo scegliere il nostro profilo di guida. Con il restyling dell'ammiraglia 4 porte, la casa del Tridente lancia una nuova strategia di gamma, che propone altre due versioni, che si aggiungono a quella che si può definire come primo allestimento: gran lusso e gran sport. La Maserati 4 porte parte dal prezzo di 99.867 euro per la versione diesel, per arrivare ai 161.000 della versione GTS, gran lusso o gran sport, che hanno lo stesso prezzo.